Beh, oggi parliamo di una cosa abbastanza comune e abbastanza insidiosa, almeno per i possessori di una macchina a gasolio. Vi sarà capitato, sicuramente, di arrivare la mattina a accendere la macchina a freddo e al primo tentativo non parte. A questo punto il 90% delle persone dà la colpa ai preriscaldatori del diesel, ma i preriscaldatori del diesel nel 90% delle volte non c'entrano niente. Erano importanti quando le macchine avevano l'iniezione indiretta, le precamere di accensione. Ora, con l'iniezione diretta, da 5 gradi in su non hanno più nessuna importanza, non sono necessari. Quindi, difficilmente dipende da loro. Ora, qui si entra in un discorso anche di etica, perché ci sono meccanici corretti e onesti che vi risolvono il problema come deve essere risolto, e ci sono meccanici che speculano su questo problema, purtroppo. Fortunatamente sono una minoranza. Il problema sono le guarnizioni, cioè il diesel per sua natura ha bisogno di molta pressione, moltissima pressione, e ha un tubo di ritorno, una linea di ritorno al serbatoio, per la sovrappressione, cioè per mantenere in pressione costante il rail degli iniettori, logicamente il motore a gasolio ha bisogno che ci sia, la pompa non fa altro che caricare pressione, quando si va in sovrappressione si apre una valvola, questa valvola rimanda il carburante in eccesso al serbatoio. Ora dovete immaginare che gli iniettori, i tubi, i raccordi, le valvole, il filtro del carburante, la pompa del carburante, tutte queste parti hanno delle guarnizioni rotonde in gomma. Queste guarnizioni sono aggredite da pressione, temperatura, vibrazioni, serraggi sbagliati, troppo lenti o troppo stretti, e comunque tendano a rovinarsi. La manutenzione di queste parti è prevista oltre un certo chilometraggio, che però in genere esubera dalla vita utile di un motore. Ossia dire che normalmente si considera la vita di un motore 200.000 km, e oltre questi è difficile ipotizzare in maniera precisa cosa dovremo cambiare o meno. Quindi voi vi trovate che la prima accensione è difficoltosa,
mentre vi accorgete poi che dalla seconda accensione in poi, per tutto il giorno, il motore funziona regolarmente. Io, questo canale, questo video scaturisce dal fatto che ho visto un video di due camperisti che con questo problema, parlando con altri camperisti, parlando con altra gente che ha un motore a gasolio, hanno risolto, secondo loro, dando la colpa alla distanza dei sensori di velocità. Sensori di velocità dell'albero di trasmissioni e sensori dell'albero a camme. Ora, hanno spessorato le staffe, hanno riavvicinato i sensori, naturalmente senza riprogrammarli nella centralina, però questo temporaneamente gli risolve il problema. Non gli risolve il problema, semplicemente quelle due rondelle in più che vanno a mettere nelle staffe che tengano i sensori vanno a dare più pressione alla guarnizione sottostante e quindi diminuisce in parte l'entrata di aria, la perdita di pressione e l'entrata di aria. Quindi sostanzialmente succede che durante le ore che la macchina è ferma la pressione del gasolio va discendendo fino al punto che si supera il time start del motorino d'avviamento. Il motorino d'avviamento assorbe un monte di corrente, veramente un monte di corrente, come si dice a Firenze, perché deve vincere la compressione dei cilindri. Ora, voi dovete considerare alcune cose. Prima di tutto la batteria. La batteria non si controlla la tensione della batteria mentre questa è quando la macchina è in, non lavora, ma si deve controllare la tensione della batteria e l'amperaggio mentre stiamo dando marcia al motorino d'avviamento, che è quello che assorbe più di tutti. Perché anche durante un'accensione che dura più di 5 secondi, il motorino, la tensione alla batteria non deve scendere sotto le 10 A. Se questo succede, la batteria è da rimpiazzare. Però difficilmente i 10 secondi sono più che abbondanti per accendere un motore. Un motore deve partire al primo giro. Ora, c'è una prova molto semplice da fare. Basta prendere un manometro di pressione, ci sono dei manometrini apposta, da connettere al regolatore di pressione del rail, del flauto degli iniettori, si dà marcia, si mette in pressione bene gli iniettori, poi si spenge il motore e con un orologio si controlla se e in quanto tempo, con quale velocità il rail perde la pressione. A questo si aggiunge un altro problema, la pressione in camera di combustione, perché se il motore ha subito ha lavorato male o è stato usato sempre in condizioni di uso gravoso, o il problema nascerà dalla mancanza di compressione in camera di combustione. Non so se avete mai osservato un pistone di una macchina a gasolio, ma è
ha proprio un buco con una parte ribassata dove si va a creare la pressione e la massima temperatura. Se naturalmente il nostro pistone perde dai lati, o la guarnizione di testa perde dai lati, il motore non avrà la capacità di accendersi. Per mancanza di pressione o per mancanza di temperatura. Quindi, molto spesso non c'è da cambiare quasi niente, c'è solo da cambiare un po' di guarnizioni. Ed è una cosa che va fatta. Perché se non lo fate, la macchina comincerà, il motore comincerà a lavorare male, farà delle cattive accensioni e il deterioramento programmato che la macchina ha programmato e controllato, che la macchina ha durante i cicli di accensione previsti nella vita utile di un motore, diventeranno un calcolo ipotetico, cioè ci sarà un deterioramento superiore. E non vi dico su cosa va a influire, perché si parte dalle particelle nell'olio, nella contaminazione dell'olio, nella resa del motore, naturalmente nelle torsioni e nelle vibrazioni delle parti plastiche, dei metalli, nelle tensioni dell'albero motore, insomma, questo poi coinvolge un sacco di parti. Però è importante che nel momento che questo vi succede vi rendiate conto di due cose. Una, che non è normale. Due, che è facilmente soluzionabile. A mio avviso questa dovrebbe essere manutenzione ordinaria dei motori, ma molto spesso non è così. Quindi, una volta controllata la compressione dei cilindri e la pressione del carburante, si vede molto rapidamente da cosa nasce il problema. E se c'è un costo è la manodopera del meccanico che deve smontare ogni pezzo e cambiare tutte le guarnizioni. Però non c'è un danno nel motore, non avete finito il motore, è molto semplice, è un problema di guarnizioncine e basta, non è un problema così grande. Chi parte dall'idea e vi dice no, si è rotto la pompa di alta pressione, bisogna revisionare gli iniettori. Revisionare gli iniettori quando la macchina ha un certo chilometraggio è una via obbligata, ma per altre ragioni, non per questo. Oppure vi posso anche dire che una volta che li avete smontati, non è una cosa sbagliata revisionare gli iniettori, però non è quello la diagnosi che il meccanico deve fare. Quindi, partiamo da questo. Queste cose voi le potete trovare tranquillamente nei manuali d'officina delle vostre auto. Io insisto sempre su questo argomento. Che non sono il librettino che vi danno con la macchina. In teoria sarebbero i manuali che dovrebbero avere i meccanici per l'intervento sulla macchina. Perché dico questo? Perché questi manuali ora vanno un po' a scomparire. Prima erano lo stand in PDF, ora le piattaforme di informazione per i meccanici gli danno macchina per macchina queste informazioni.
Ma voi che di macchina ne avete una o due al massimo, non avete bisogno di un abbonamento a una piattaforma di dati. Vi basta per 3 euro scaricarvi il manuale di officina in PDF della vostra macchina, non stamparlo perché solo di circuiti elettrici vi incontrerete almeno 1.000 pagine, però se lo tenete in un angolo del computer e poi andate a cercare, troverete ogni volta i tempi, le torsioni, perché poi tutto si deve stringere con le chiavi dinamometriche, tutto deve essere fatto alle sue giuste torsioni, al suo giusto newton metro. Bisogna essere molto, molto esatti. E più andiamo avanti, più i motori diventano leggeri e moderni, se posso usare questo termine generico, e più è importante, perché si riduce sempre la tolleranza di questi motori. Bene, spero di aver esaurito questo piccolo argomento e anche per oggi vi lascio.